Comportamento negligente nella supervisione dei lavori. Questo contesta la procura di Padova e i due tecnici dell'Unione dei Comuni del Brenta a processo per l'incidente che causò la morte di Benedetta Ciprian, 25 anni, avvenuta nella notte del 21 luglio 2020 a Carmignano di Brenta. Con i due tecnici adesso sul banco degli imputati, finiscono i due comuni che formano l'unione, Carmignano di Brenta e Fontaniva, citati dalla famiglia di Benedetta come responsabili civili in caso di condanna dei due dipendenti dell'Unione, i comuni dovrebbero farsi carico di un risarcimento d'anni. Un'uscita autonoma, forse per un colpo di sonno, quella che ha tolto la vita a Benedetta Ciprian, finita contro un guardrail in legno che si interrompeva a Moncone e che avrebbe trapassato l'abitacolo trafiggendola. Secondo l'accusa il guardrail avrebbe dovuto essere protetto. Prossima udienza il 9 ottobre.